Beh, mi faccio strada. Buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti alla decima edizione di The Children for Peace. Insomma, siete tantissimi ed è meraviglioso, quindi io vi ringrazio. Grazie di cuore per essere venuti, grazie di cuore per essere così numerosi. Sarà una serata bella, piena, ricca di emozioni. Abbiamo un motivo per cui siamo qui tutti insieme stasera. Beh, ovviamente trascorrere una piacevole serata tutti insieme, ma il motivo è continuare questa lotta. Questa lotta contro la povertà, questa lotta contro l'AIDS, che insomma sembrano parole così vecchie, remote, invece purtroppo sono attualissime e purtroppo sono anche troppo attuali nel mondo dell'infanzia. Quindi succederanno tante cose questa sera, alcune anche molto belle, perché insomma dieci anni su questo palco. Si sono susseguiti tanti artisti, tanti grandi nomi, insomma questo palco ha vibrato per delle grandi performance. 10 anni sono importanti, quindi questa sera non saremo da meno. Abbiamo qui, dietro le quinte, e sarà tra poco qui su questo palco, un artista internazionale. Personalmente l'amo come donna, perché è una donna forte, e l'amo come artista. Quindi, accompagnata dal maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli e dalla sua orchestra Marco Dall'Aquila, ladies and gentlemen, Anastacia! Thank you. Gonna face it, I'll be, and I'll be your me.
Grazie. I think you will remember the next song. It's quite a beautiful song, and I'm very glad the maestro picked it out for me. For a very special cause, and I wouldn't feel so
worthy if I didn't decide to choose a song with the maestro. That is why we're here tonight. The children will never be alone. Because of us, because of the awareness and the charity, you will always be there for them, and it means the world to me to be part of it tonight. So tonight, this song, You'll Never Be Alone, goes to all of the children. Thank you so, so much.
Mille grazie. Thank you so much for having me tonight. Have a wonderful evening. Thank you. Ma per i 10 anni di Children non potevamo avere regalo migliore. Welcome, benvenuta. Welcome to Italy. Welcome to Rome. And thank you for being here tonight. We are really proud to have you here. Thank you very much. I am very honored to be here tonight, and I hope that I did the children proud. Yes, yes, we are all proud. And okay. Also, I know you are always really close to charity, yes, to poverty, to AIDS. What would you like to do more? Oh. World peace. It's okay? Yeah. Allora, lei è sempre molto vicina alla beneficenza, è sempre molto vicina alle AIDS, è sempre molto vicina alla povertà. Cosa vorresti fare di più? La pace del mondo. Big, yes, big dreams. Big dreams I have. Cioè, ha dei sogni grandissimi che sarebbe avere la pace del mondo. Oh, we would like that. So, we are proud to have you here because I think you are a great artist, but you are a great, powerful woman. So, sei una grande artista, ma sei anche una donna forte e meravigliosa. Questo ci rende ancora più orgogliose di averti qua su questo palco questa sera. But you know, we have a man, a maestro. He was really excited to have you here. C'era anche un maestro che era, devo dire, molto molto emozionato ad averti qua, perché io ho saputo che quando ti hanno detto che avresti suonato, insomma, che avresti condiviso questo palco con Anastacia, tu non ci hai capito più niente. Voi vi siete persi il più bello, dovevate vedere le facce che faceva lui che la guardava con gli occhi d'amore. Raccontami un po'. Ma io penso che l'emozione di essere qui stasera, ma non solo come direttore d'orchestra o come musicista, penso è un'emozione che stiamo condividendo tutti, perché avere qui una delle voci più belle della storia, probabilmente della musica di ogni genere, oltretutto unita a una donna capace di ogni giorno di manifestare la voglia di credere nella bellezza, credere nella cultura. Sto dicendo, no, è innamorato di te, ma tutto a posto. E credere nelle cose belle, penso sia una delle esperienze più belle in assoluto che ti possano capitare dalla vita, e per questo voglio ringraziare personalmente non solo la presidente della nostra Olus Children for Peace, of course, chiaramente, ma anche due persone a cui dobbiamo tutti quanti l'essere qui stasera. Massimo Leonardelli. Ma visto che li hai citati, facciamo una cosa. Chiamiamo quella splendida donna, appunto la presidente di Children, Debbie Mesi, e l'organizzatore e vicepresidente Massimo Leonardelli, che tra l'altro vogliamo consegnare un award ad Anastacia. Tra l'altro, visto che sta salendo, tutti noi, ma soprattutto tutte noi donne, ci vogliamo ringraziare Massimo Leonardelli, perché finalmente ha distrutto quello stereotipo del direttore d'orchestra centenario tipo calvo, così, insomma, uno si immaginava Fio Zanotti, invece ci è arrivato il maestro Sipari, vuoi mettere? E questa donna qui, una donna meravigliosa, ci ho parlato 15 minuti, ho capito che quella donna lì può cambiare il mondo, con l'amore che ha, con la forza che ha. C'è donne come voi, women like you girls, you can change the world with the power, yes, and you are doing that, and you are doing that. So, siamo pronti per consegnare il nostro award 2015 to Anastacia. Oh my goodness. That's for you. She is not alone. We are with her. The children are with her. I have several countries I have to visit in the coming months. They will see her photo and they will know what she did here tonight. This is a very special soul. Never forget her. And I hope you never forget this memorable performance. L'inglese, ma la sintesi è, insomma, che riferirà a tutti i bambini quello che questa sera Anastacia ha fatto qui per noi, e loro non lo dimenticheranno e noi non lo dimenticheranno. Thank you so much. Thank you, Anastacia. Thank you. Drink, I know, eat and have a good time. Woo-hoo. Yeah. Lei va perché ha un viaggio lunghissimo da fare. You have a long travel to do now, we know. Thank you again. Anastacia! E
grazie anche al fantastico maestro. Vorrei fare un ringraziamento particolare a tutta l'orchestra sinfonica Marco dall'Aquila, che invito ad alzarsi in piedi, perché rappresenta veramente quello in cui anche questa associazione crede. Ci sono ragazzi meritevoli con talento e questi sicuramente sono tra costoro. Grazie a tutti. Ma grazie a te.